Ciao a tutti, sono Sandro 2011, questo è un video speciale, questo è il video dei 100 iscritti. Grazie a tutti voi, oggi ho raggiunto il numero di 100 iscritti dopo quasi 4 mesi che ho iniziato. Devo dire che sono contento, ho avuto un bel successo, molti di voi mi hanno contattato, mi hanno incoraggiato, mi hanno anche dato consigli. E insomma, il mio canale è cominciato così, quasi per gioco, sembra che va avanti e che abbia un certo successo. Sembra che si sentisse la mancanza di un canale YouTube, in particolare per quello che riguarda Forge of Empires, il gioco a cui ho dedicato la maggior parte dei video, un canale in italiano, un canale recente, un canale aggiornato. E oggi parliamo allora brevemente di questo canale, insomma viviamo un po' questo giorno speciale dei 100 iscritti. E andiamo subito sul mio canale. Questo è il mio canale. Ci stanno circa 106 video, dico circa perché l'ho visto sul canale stesso, a un certo punto dice 106 circa, non so, non li ho contati, 106, e ho creato il canale il 29 aprile, quindi in sostanza circa uno al giorno, quasi uno al giorno. Ci sono dei giorni che ne ho messi 4, dei giorni che non ne ho messi niente, in particolare adesso per la pausa estiva di agosto sono stato circa una settimana senza mettere video, però mediamente quasi uno al giorno. Vedete, 100 iscritti, ecco qui, oggi, proprio oggi abbiamo fatto i 100 iscritti. Il canale di cosa tratta? Beh, lo sapete, l'argomento principale è Forge of Empires, il gioco a cui sto dedicando molti video. Ci sono parecchie playlist, una playlist che racchiude tutti i video di Forge of Empires, una per i principianti, una sui grandi edifici, una sulle battaglie. In quella sulle battaglie ho cercato di far vedere proprio come si usano unità militari di tutte le ere, dall'età del ferro fino all'era più recente, quella della fascia degli asteroidi. Poi ho una playlist sui campi di battaglia, sulle GVG e così via. Molto successo ha avuto anche quella delle anticipazioni al server beta, perché io gioco anche nel server beta in inglese, dove tutti gli avvenimenti avvengono circa un mese, 20 giorni, 2 mesi prima che sul server reale, quindi ci si può allenare, esercitare, si può vedere prima come funzionano le cose. Particolare successo ha avuto l'evento estivo del 2020, che è il video più visto in assoluto. È un po' una prova, un test, quindi tante volte capitano degli errori, devono correggere, quindi per non fare errori sui server veri e propri li fanno poi oltre a quindi per compensarci dell'aiuto che vi diamo a testare, a provare il gioco in versione beta, ci regalano gli amanti, in continuazione ci regalano gli amanti. Anzi, ogni volta che c'è una novità, un evento, si fa un test per imparare l'italiano, per giapponesi. Sandro Vicente, piacere. Qui c'è proprio una lezione. Sono le lezioni col testo, con il video per giapponesi che vogliano studiare l'italiano. Bene, grazie. Poi devo dire che questa playlist è un po' particolare, hardware software, qui in realtà devo ringraziare alcuni utenti che mi hanno fatto presente che suono dei miei video inizialmente non era buono, io usavo soltanto la webcam, invece poi ho comprato un buon microfono, devo dire che i video sono migliorati molto, adesso quando vado a risentire i primi video con il microfono e la webcam si nota molto la differenza. Ciao Sandro. Andiamo adesso per vedere questi 100 giorni com'è andato, come cosa è successo. Andiamo non sul canale, ma proprio su YouTube Studio, che praticamente è la parte dove io inserisco video, è la parte che vedo soltanto io. Allora vedete intanto 100 iscritti. E può essere interessante vedere le analytics, cioè vedere un po' le statistiche del sito. Qui visualizza gli ultimi 28 giorni, visualizziamo invece l'intera durata. Intera durata, quindi dal 29 aprile al 23 agosto, a oggi. Questo è il numero di visualizzazioni, vedete che dopo i primi giorni che c'erano parecchie visualizzazioni, 60-70, un po' i miei amici, un po' i Gildani, c'è stato un calo, poi piano piano è andato aumentando, vedete, è andato aumentando sempre più. Ha avuto un culmine questo giorno con 447 visualizzazioni. Che cosa è successo? Qui in realtà c'è il video che vi ho detto, vedete, questo è il video che è stato
più visto, con 1122 visualizzazioni, quello sull'evento estivo, che io avevo già messo dal 9 giugno, quindi da un po' di tempo. Quando l'evento estivo stava per partire sul server italiano, ho avuto un boom, tutti sono andati a guardare questo video, e quindi questo giorno sono arrivato a 4,47, poi sono ricalato, però come vedete adesso sto su mediamente quasi un centinaio di visualizzazioni al giorno, a giorni più, a giorno meno, poi adesso tutti vanno al mare, insomma, però piano piano le visualizzazioni stanno aumentando. Ho avuto in totale in 4 mesi 8702 visualizzazioni. È chiaro che molti vedono il video per un attimo, non è che lo vedono per intero, quindi forse è più indicativo il numero di ore. Ho avuto un totale di 759 ore di visualizzazione, che insomma sono abbastanza. E cos'altro possiamo vedere di interessante? Beh, allora vi ho detto i video più visti, il primo è questo con l'evento estivo, poi video sui campi di battaglia, sulle ricostruzioni della città, sulle negoziazioni, anche c'è questo video che secondo me è importante sulla copertura dei grandi edifici. E a proposito di questo video, che è un video dove si fanno un po' di calcoli, voglio tornare un attimo al mio canale e farvi vedere una playlist che è quella di cui in sostanza sono più soddisfatto. Secondo me è quella un po' tecnica, però è quella in cui si dicono cose più importanti. Questa qui, classifiche, punteggi e calcoli. Qui è tutto spiegato come funziona il calcolo della classifica, il punteggio dei giocatori, dei punti di battaglia, dei punti lega nei campi di battaglia, la copertura dei grandi edifici e soprattutto il calcolo del prestigio per la classifica di Gilda, che non è molto semplice, ma qui è proprio calcolato in alcuni casi specifici e si vede bene come funziona. È chiaro che è un video un po' tecnico, però penso che molte persone che stanno più addentro al gioco possono essere interessate, perché alcune cose spesso non sono chiare nel gioco, non sono chiare nei wiki, e alcune cose nel wiki italiano non sono proprio documentate. Sono andato a trovare o sul wiki inglese o su alcuni video in inglese, o alcune cose, in particolare il calcolo dei punti di battaglia, me lo sono dovuto trovare io a forza di fare prove ed esperimenti. Sono riuscito a capire come funziona. Torniamo a YouTube Studio. Non so se c'era qualche altra cosa di interessante. Vabbè, commenti ne ho avuti tanti, per quanto possibile cerco di rispondere. Ma penso che abbiamo visto tutto. Ancora una volta, allora, vi ringrazio per i 100 iscritti. Iscrivetevi ancora, adesso la prossima meta è 1000, dobbiamo arrivare a 1000. Ci vorrà un po' di tempo, spero che continuerò ad essere incoraggiato, ad essere spinto a continuare a fare video, che comunque prende tempo, però è una bella soddisfazione, lo trovo interessante. Anche io ho migliorato molto il gioco, perché per spiegare le cose agli altri alla fine me le studio, le approfondisco e le imparo molto di più anche io, quindi grazie a voi, buon game, buon real, e alla prossima, continuate a vedere i miei video. Ciao a tutti.